Let's go! Bentornati, ovetti, su The Legend of Zelda The Minish Cap! Nello scorso episodio, ahia! Abbiamo ottenuto il boomerang magico dai quattro Tingle, o meglio, da Dingle, Mingle, Tingle e Davidino. E in questo episodio andremo nella biblioteca per andare avanti nell'avventura, ma... lo dico subito, non completeremo tutta quanta la quest per un motivo che capirete nel prossimo episodio. Inoltre oggi ci saranno quasi zero fusioni, forse due, ma oltre quello niente. Parlami, ciccia! Io sono l'addetta ai prestiti, mi è andata bene. Invece la mia collega che si occupa delle restituzioni ha sempre grattacapi. Davvero? Parlami. Benvenuto alla biblioteca. Ehi, ma tu non sei Link, il nipote di Mastro Smith? Dai pure un'occhiata con calma. Beh, perché non andare a dare un'occhiata al bollettino? Best seller del momento: 3. L'oro di Hyrule. 2. Zelda la Magnifica. 1. Vaati va in città. Hanno già fatto un libro su Vaati che va in città? Ok, va bene, non è affar nostro. Comunque, una libreria con dei piccoli passettini e c'è una porta Minish di qua. Chissà cosa c'è in questa libreria. Però prima... Giuro che non ricordavo di questo urlo. Mi è preso un mezzo colpo, comunque. I libri di questo scaffale si muovono da soli, ma nessuno mi crede. A quanto pare il non avere i capelli gli ha dato la testa. Sarò anch'io così tra qualche anno, chi lo sa. Comunque, bastone sotto sopra e diventiamo Minish, perché altrimenti non possiamo andare avanti. Possiamo anche scendere per di qui. Una cosa molto rapida, c'è una fusione che forse faremo a fine episodio, forse no, in base a quello che riesco a fare oggi, che si può saltare. Oddio, no, che si può mancare. Attenzione, ve ne parlerò quando la vedremo. Comunque, oh mamma, ma è una catastrofe. Degli umani hanno preso in prestito il libro e ora non possiamo più andare da Melgardo. Il decano, come farà tutto solo? Che ansia. La bibliotecaria sa di certo che fine hanno fatto i libri presi in prestito. Ma io che sono un Minish non posso fare comunque niente. Beh, esatto, non possiamo fare nulla qui. In forma Minish, quindi perché non andare a parlare con la bibliotecaria? Ma prima tu, qualche umano ha preso in prestito i libri, non vi si può più salire. E ci perdiamo i racconti del decano Melgardo. No! Nella versione inglese, lui è grato di non sentire i racconti di... librari si chiama in inglese, ma pazienza. Va bene, adesso dobbiamo semplicemente trovare dei libri. Qual è il problema? Cioè, sicuramente basta andarli a prendere... e fine, giù. Sì, secondo voi. Vabbè, la bibliotecaria in questione è questa qui, quindi parlami, cara, parlami. Benvenuta alla biblioteca, l'abbiamo già detto questo, mi sa di sì. Sì? I libri del primo piano? Ah, sì, ne mancano 3. Sono fuori da molto tempo e nessuno si decide a restituirli. Per esempio, figure di animali, chi l'aveva preso? Sì, quella ragazza che voleva sapere come allevare meglio il suo gatto. Allora, vi darà appunto indizi su quel che dovete fare per ottenere i vari libri. Tuttavia, prima di andare avanti, un consiglio. Riempite almeno 2 ampolle d'acqua. Vi serviranno per questa quest. Fatto questo, mi conviene... non serve così tanto il bastone sottosopra, ma dobbiamo adesso scendere. Quindi, una tizia che ha un gatto. C'è solamente una persona in tutta Hyrule che ha un gatto in casa. Ossia, lei. E infatti là c'è un libro. Oh, guarda Link, un libro sullo scaffale. Ma come facciamo a prenderlo? Sta troppo in fondo per farlo cadere scrollando lo scaffale. Che guaio. Beh, già, ma c'è una lettera qui, leggiamola. Per la mamma, sono dai vicini. Ok, gatto, tutto a posto. Sembra di... mi ha spinto, mi sta... Che razza di... Vabbè, siamo grandi quanto un gatto, quindi ha senso pure la cosa, però... Dai vicini, eh? Allora parlami. Il libro che ho preso in prestito dalla biblioteca? Ah sì, figure di animali. Sei qui apposta per riprenderlo? Molto gentile. Penso di averlo a casa. Potresti andarlo a prendere? Ora io non posso. Ok, tu che mi dici invece? Il re è diventato davvero strano. Ma anche se le cose intorno a noi cambiano, il nostro amore sarà sempre lì. Beh, a quanto pare mi serviva il bastone sottosopra, quindi ho fatto bene a tenerlo. Allora, voilà! Perché dobbiamo tornare Minish, ma prima di andare... È meglio gettare acqua sul fuoco, no? Perché altrimenti non possiamo passare. Dobbiamo per forza spegnere il camino. E quindi... Transformation! Vediamo, qualche fusione con il cane? Sembra di no. Intanto parliamo. Grazie, hai spento il camino per me. Anche il mio padrone in questi giorni sta al caldo. Tutto il tempo...
Si può dire su YouTube questo? Comunque, dovete per forza spegnere il camino. L'altro è bloccato, vedete? Va bene, scendiamo adesso e... Quel gatto non fa che fissarci, vorrà giocare. Beh, attenzione al gatto. I gatti vi possono attaccare. Sono nemici, non è uno scherzo, guardate. E... attaccami, fallo. Fallo. Ok, e vi farà 3/4 di cuore. Oh mamma che spavento. Spavento? Vabbè, quando sei in forma ridotta tutto diventa un pericolo. Lo sappiamo, Egeo. Vabbè, spingiamo il libro di sotto. Perfetto. E adesso andiamo a prenderlo, evitando il gatto possibilmente. Questo è uno dei gatti con cui non è possibile fare nessun tipo di fusione. Molti gatti in città non vi fanno fare fusioni. Ce n'è solo uno che, se non sbaglio, ve lo fa fare, ed è il gatto presente qua. Questo gatto qua a strisce grigio. Ma non importa, abbiamo adesso ottenuto il primo libro. Figure di animali. Andiamo in biblioteca allora a restituirlo, no? Forse ci conviene mettere i calzari di Pegaso. Allora, inoltre, un'altra cosa. Avrete notato che, nonostante io abbia un sacco visto, se la cosa ha senso, questi cosi qui, io non sia ancora andato là dentro. Ci andremo verso fine episodio, ok? La quest dei Goron è molto importante e la voglio assolutamente risolvere, ma... non adesso, ok? Anche perché si può finire solamente nel dopostoria. Ci sono premi mentre andate avanti, ma li vedremo più tardi. No, fermi, fermi, mi sono sbagliato. Devo parlare con la detta ai libri, ossia questa tizia qua di prima. Vai. Ehi, ma quelle figure di animali, quello che non veniva mai restituito. Link, come, com'è? Sei andato tu a fartelo restituire? Grazie, mi hai fatto un grande favore. Su di te si può contare, eh? Devo riparlarci? Ok. L'altro libro che non arriva qual è? Vediamo un po'. Ah, leggende sui Minish. Mi mettono nei guai quando non li restituiscono. Ah, questo l'ha preso uno studioso. Un tipo che fa delle ricerche sui Minish e vive nella zona del mulino. Allora, questo tizio qui. Noi possiamo andarci in questa zona perché abbiamo già liberato il passaggio, ricordate? C'è un passaggio, che si può sbloccare solamente se parlate con il cane in forma Minish dopo essere passati da questo micro ponte qua. È importante dirlo perché magari qualcuno si è perso e non sa come andarci. E adesso possiamo finalmente entrare in questa casa. Parlami. Toc toc. Che c'è? Che vuoi? Il libro che ho preso in prestito? Ah, scusa, scusa. Vieni dentro, vieni. Ora possiamo entrare in forma umana qua dentro. Prima non si poteva fare. Parlami. Parli del libro Leggende sui Minish, vero? Sì, l'ho preso in biblioteca. Solo che in questi giorni è sparito, mi dispiace. Che sia opera di qualche topo dispettoso? Comunque io non ho tempo, devo fare le mie ricerche. Se proprio ti serve, cercatelo, perché c'è l'accento, da solo, e portatelo via. Ok, ciccio, ma... perché gli accenti? Vabbè, l'acqua è fonte di vita. Quindi adesso possiamo andare là. Ma ci devo andare in forma Minish, giusto? Sì. Quindi dobbiamo diventare Minish. L'unico modo per diventare Minish da questo lato è andare nel mulino. E fusione? No, ok. E transformation. Non so neanche io perché dico transformation, però è carino, almeno per me. Va bene, andiamo nella sua casa in forma Minish e parliamo con... qua dovrebbe essere, sì, con lui. Parlami però. Senti, conosci una sciarada che indica il nascondiglio del tesoro? Oltre l'esile ponte sulle rapide, attraverso la terra delle belve crudeli, presso la cascata scrosciante, dorme il tesoro, nell'ingresso segreto. Si dice che questo tesoro consiste in un oggetto che permette di sollevare pesi considerevoli. Sarebbe utile per noi Minish, che siamo così piccoli. Secondo la leggenda, la ricerca dovrebbe cominciare da questa casa. È appunto un indizio barra... filastrocca o scioglilingua per andare a prendere un oggetto che serve per andare avanti. Andate qui e adesso possiamo andare qua dentro. Non è che vuoi fare una fusione, caro? Sì, ok, perfetto. Ma prima, mi piacerà impazzire questa casa. È il posto più bello nella città degli umani. Ho intenzione di vivere qui per sempre. Allora, bene, facciamo una bella fusione, mio caro. Verde? Ce l'ho, ne ho un sacco di verdi. Ulala! E adesso possiamo anche andare lì, ma non ora, non ci conviene. Questa era la nostra 44esima fusione, se non sbaglio. Comunque, adesso devo andare in questa casa, giusto? Esatto, non possiamo non entrare in questa casa per andare avanti. Parlami, vuoi andarci a tutti i costi?
Avanti, ma allora, verso la gloria. Non morire però, eh. Mamma mia. Comunque sì. Il ponte, la cascata... la cascata scrosciante e la terra delle belve. Sono i gatti, già, quindi parliamo con quest'altro Minish. Non ce la faccio, non riesco a proseguire. Blub glub, ma vabbè, comunque, occhio a questi gatti. Vi attaccheranno un po' come l'altro gatto. Vediamo se riesco a fare lo... Sneaky sneaky, a quanto pare no. Non posso parlare con lui, ma non è un problema. Un posto del genere si celava dietro la fontana della città. Bene, giovane, andiamo a prendere il famoso tesoro dei Minish. Quindi, lumache! Che schifo, anche da mangiare. A me non piacciono, le ho assaggiato solamente una volta, ma... vabbè, comunque, andando qua, non possiamo fare niente. Per ora. Magari potremo fare qualcosa tra 2 secondi, sì, ma non subito, come vi ho detto. Oh no, nuovi nemici. No, aspetta, che nuovi? Sono vecchi nemici, ma pazienza. Oh, Fatina, vieni qua, ok? Avrei fatto bene a tenere la Fatina nel coso, ma non serve più avere Fatini, ne abbiamo già una. E mi sembra un po' brutto avere 50 fate. Ora? Oh no, sono questi cosi blu che hanno... scusi, signore, grazie. Che hanno più punti vita del normale. Li abbiamo già affrontati più e più volte. Ma, se non sbaglio, non potevate comunque... posso? Grazie. Esatto, non potevate comunque andare avanti in questa zona finché non avete accettato la quest del recuperare il secondo libro, ok? Perché se non spegnete il camino non potete appunto salire. Vabbè, qui abbiamo... il polso forza! Sarebbe il bracciale della forza, ma comunque ti rende forte anche se è un corpo piccolino. Esatto, con questi possiamo spostare... mobili anche in forma Minish. E questa cosa è molto utile per andare avanti. E sì, lì c'è un frammento di cuore che non possiamo prendere per ora. Poi lo prenderemo però, non preoccupatevi. Vi ricordo che questo è un let's play che vorrei completare il più possibile vicino al 100%. Non credo ci sia nulla. Sei riuscito a passare? Fantastico! Ok, dicevo... Esatto, non c'è nulla qui perché la strada è troppo alta per un Minish, quindi non possiamo passare. Dobbiamo semplicemente tornare nella casa del tizio studioso. E poi basta. Basta per niente, abbiamo anche un terzo libro da prendere, quindi ci metteremo un po' a finire questa quest. Comunque, eccoci qui. E adesso che abbiamo i polsi forza, spingiamo i mobili. Lui è troppo concentrato per accorgersi che i mobili sono spinti da un essere alto come un pollice. Quindi, buon per noi. Ed eccoci qui. Libri, tanti tanti libri. Parlami. Ah, ve l'aspettavo. I libri degli umani sono interessanti. E le scelte del professor Left, che abita qui sotto, sono di gran classe. Si chiama professor Left. Credo sia un riferimento a un personaggio di The Legend of Zelda. Forse a Link to the Past. O forse l'originale Zelda. Non ne sono sicuro. Che si chiama però Mr. Right. Vabbè. Guarda quanta polvere, devo mettermi a pulire. Beh, sì, dovete anche voi mettervi a pulire. Aspiriamo e abbiamo dei cosi per sdoppiarci? Perché servono per andare avanti, ovviamente, miei cari, ovviamente. Va bene, un mini tavolo e un libro che potrebbe essere quello che cerchiamo. Oh, sta per cadere, ma... Oh, issa! Ah, vorrei restituire questo libro lasciandolo cadere di sotto. Ma è troppo sforzo per uno o due. Mio fratello, tutto preso dalle... Oh, piano, Anton? Ok. Tutto preso dalla lettura? Neanche ci pensa ad aiutarmi. Proviamo a gambe divaricate. Oh, hop. Ok, ce la farò prima o poi a leggere qualcosa senza sbagliarmi troppe volte. Comunque, dobbiamo semplicemente sdoppiarci. Cosa un po' strana, che la copia abbia un peso, ma ce lo ha. Quindi andiamo. Ricordo che non possiamo fare nessun tipo di rotolata. Ok, e se riesco ad andare qui, possiamo... E ora? E ora niente, dobbiamo uscire, tornare umani e prendere il libro. È un gran peccato che questi animali qui non vogliano fare fusioni con me. Se non sbaglio, a un certo punto della storia, probabilmente dopo aver ottenuto l'Ocarina del Vento, le fusioni random verranno assegnate ad altri personaggi randomici, quindi non possiamo più fare fusioni con, per esempio, lui, con il gatto, con il cane. Il prossimo momento in cui sbloccheremo nuove fusioni è quello post-biblioteca. Per questo non voglio finire tutta quanta la biblioteca oggi. Leggende sui Minish, grazie. E basta così. Un attimo, non è che posso fare una fusione con lui?
Oh, hai trovato il libro? Allora, già che ci sei, potresti restituirlo? Sì, ma mi aspettavo una fusione. A quanto pare no, ma non è un problema. Cane. Cane, grazie mille. Ok. Questo cane non so perché si mette in mezzo, ma si mette in mezzo. Allora, bibliotecaria, abbiamo il secondo libro. Ma questo libro, leggendo i Siminish, era in prestito da secoli. Ancora una volta, sei andato tu a fartelo restituire, Link? Sono così commossa. Giusto, devo parlare un'altra volta. L'ultimo libro non ancora restituito è Tutto sulle maschere. Questo l'ha preso il sindaco, il signor Hagar. Come primo cittadino, dovrebbe dare l'esempio. Beh, andiamo dal sindaco. Sto pensando ad una cosa, per vedere se ricordo bene. Ci servono i calzari di Pegaso. Ok, perfetto, quindi andiamo nella casa del sindaco. E se non avete ancora fatto una fusione con lui, fatela adesso, perché, sì. Oh, yes, sono Hagar, il sindaco della città. Come? Davvero? Tutto sulle maschere? Dici che io ho preso in prestito questo book? Sono certo di averlo, di non averlo. Tutto bene? Io sai, nel mio privato sono circondato da queste maschere. Loro mi fissano. Se vuoi sapere qualcosa, chiedi a loro. Beh, è un indizio, perché dovete sbattere sulla parete per rompere le maschere. E infatti lì c'è un passaggio Minish. Perché si poteva anche un po' intuire, visto che non lo so, c'è questo coso per diventare Minish e non c'è un punto per uscire. Vabbè, stupeficium! E adesso andiamo a parlare con i Minish lì presenti. Credo che io possa fare adesso qualcosa nel sotterraneo a fianco alla casa del sindaco. O forse no, vediamo però prima questi. Il signor Hagar è andato alla capanna sul lago con un libro sotto braccio. Ma la strada dalla foresta di Tiori alla capanna è bloccata per via del terremoto di prima. Vero, però quando è tornato non lo aveva più il libro. Anton, che cosa ti succede oggi? L'avrà dimenticato alla capanna sul lago? Il signor Hagar è un distrattone. Vuoi andare alla capanna sul lago? Ok, ti faccio un segno sulla mappa. Vediamo. Sì, è qui. Là. E adesso andiamo alla capanna, ovviamente. È molto interessante vedere che i Minish, come quadro, nella loro casa, hanno dei francobolli. È molto carina come cosa, ok? Va bene, allora, dato che comunque dovrò scendere per di qua, prima o poi, per controllarlo, facciamolo adesso. No, non possiamo fare assolutamente nulla qui. Vi ricordo che però lì c'era un frammento di gioia rosso che è adatto per fare la fusione con il sindaco, ma pazienza. Allora, devo adesso andare alla foresta di Tiloria, o meglio, al lago Hylia e poi alla foresta di Tiloria. Abbiamo aperto, se non sbaglio, un piccolo passaggio secondario vicino alla fattoria Lon Lon, quindi dovrei riuscire ad arrivare in fretta lì. Ma prima di andare avanti, abbiamo sbloccato le Goron, ricordate, quindi prendiamo la nostra ricompensa. Che dovrebbe essere qua. Non c'è. Ok, la ricompensa è al quarto Goron, ma non importa, la prenderemo comunque più avanti. Anche perché il quarto... Ah, fermi, stop. Il quarto Goron lo sbloccheremo ad... Ah, dammi il cuore, grazie. Lo sbloccheremo adesso, perché è sulla strada. Anzi che ce ne sono, se non sbaglio, due, ma... non ricordo dove di preciso. Vabbè, andiamo per di qua. E andiamo anche a prendere scrigni che non avevo ancora aperto. Perché dovrebbe essercene uno qua. Sì, ok. Fusione fatta, se non sbaglio, 3 episodi fa, che contiene un frammento di gioia blu. Se solamente fosse rosso. Ve l'ho già detto, se non sbaglio. I frammenti di gioia sono più comodi e utili se sono verdi e rossi. Quelli blu ne avrete così tanti che non vi servono davvero a niente, oltre a fare roba. Cioè, qualche fusione extra loro. Allora, qui dovrebbe esserci uno scrigno. Esatto! Ed è un frammento di gioia blu, che vi ho detto. Ve ne danno così tanti. Però c'è anche da qualche parte... Ah, fermi! Lo sapevo che eri un nemico! Da qualche parte, dicevo, c'è anche un... pezzo di muro per fare la fusione con i Goron. Quindi, meglio stare attenti e cercare dappertutto. Dovrebbe... Oh! Due... Ah, sì, abbiamo sbloccato quel passaggio, ma se non sbaglio non ci possiamo... Via! Ok, allora, questo qui è un like normale. Può rubarvi lo scudo. Già. C'è qualcosa qui? Ok, perfetto, quindi fusione, ed è blu, con il muro misterioso. Anche entro il muro non c'è The Kronk.
Sento profumo di roccia squisita oltre quel muro, Kronk! Ci aiuti? Kronk! Adesso possiamo andare a prendere la ricompensa. Ma non oggi, cioè non ora. Qua abbiamo già fatto, non c'è un altro passaggio. Bene, buon per noi. Qua non c'è davvero nulla? Perché mi ricordo di poterci passare da là sotto. Ah, sarà più tardi. Comunque, qua c'è una scala. Saliamo sulla scala perché non si zucchera la scala. sì, sono troppo divertente. Allora, dov'è? Perché so che c'è una cosa da qualche parte qua. Forse si prende... Ah, no, 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 no. Giusto, giusto, giusto. Si prende da qua sotto. Ma non possiamo ancora andarci là sotto, sfortunatamente. Ehi, c'è un albero qua. Perché non sbattere contro l'albero? Cosa che abbiamo già fatto in passato con un albero molto simile. Ma prima, questa è la capanna del sindaco. E lì c'è il libro. E qua c'è un messaggio. Una perla di saggezza del signor Hagar. Nei momenti di disperazione, anche uscire fuori a sbattere la testa al muro può aprire nuovi orizzonti. Esatto, è un suggerimento per dire: ehi ciccio, vai al ceppo. Allora, andiamo al ceppo. O meglio, trasformiamoci in Minish e andiamo nella casa del signor Hagar. Credo sia un riferimento all'Agar Agar. Possibile? Poco probabile, va bene. Giara magica! È tutto quanto magico qui. Il boomerang, la giara, la spada, tecnicamente magica. Che altro? Il bastone sotto sopra, un bastone magico. Comunque, direi che possiamo... ce l'ho fatta. Andare nella casa da dietro. E non so neanche io come ho fatto. Ma fortunatamente abbiamo una cosa chiamata... dove vado qua? Ho sbagliato? No, devo fare così? Sì, ok, perfetto. Dicevo... fortunatamente abbiamo il polso forza, quindi possiamo adesso fare roba. Però sì, mi ero un attimo perso perché ho detto what? Devo fare qualche altra cosa che non ho ancora fatto? Beh, no, basta semplicemente uscire da qui e andare a prendere il libro. Tuttavia, adesso non sarà così facile perché dovrebbero essere spawnate delle mosche qua. Sì, attenzione, attenzione. Ok, ok, bene. Possiamo adesso uscire senza trovare altre mosche. Io odio le mosche. Però non i ragni. Cosa che non so neanche io perché, ma io non sono per niente aracnofobico. Però le mosche... schifo, davvero puro schifo. Eccolo qui, il terzo libro. Tutto sulle maschere. Ora che abbiamo tutti e tre i libri, possiamo adesso tornare indietro. Ma... quando è vero che andremo in libreria... biblioteca, scusate, non è una libreria. Cioè, parleremo un attimo con il decano della città di Hyrule, ma non faremo la sua quest perché la lascerò per domani. Ergo, è il momento di scendere e andare qua dentro, perché... perché sì, conviene davvero un sacco andare qua dentro, fidatevi di me. Soprattutto se non avete alcuni frammenti di gioia. Sto parlando di quelli rossi. Perché qui dentro ci sono non uno, non due, ma ben tre scrigni che vi danno tre frammenti di gioia rossi. Sono comodi, sono davvero davvero comodi. A breve mi sa che dovrò rifarmare un po' di rupie, anche se vorrei davvero tanto evitare. Per il momento vattene via. Oh, frecce, grazie, ok. Voilà. E prendiamo anche l'ultimo. Però, fermi, oltre al fatto che questo coso mi... ok, questo coso dà fastidio. C'è anche un passaggio segreto qui. Dovrebbe essere qua sotto. Esatto, c'è una scala. La scala vi porta nelle fogne di Hyrule. Non possiamo fare quasi nulla lì, ma questa strada è necessaria per prendere un oggetto abbastanza importante e buono, quindi andiamo. Non 100 rupie, ma grazie lo stesso. Spingiamo questo masso e poi faremo quello, ma ripeto, non ora. Non possiamo fare nient'altro qua, se non sbaglio, vero? Esatto, cioè anche volendo non potrei spingere quel masso. Posso spingere quello, ma niente. Va bene, è il momento di tornare alla biblioteca. Ho tagliato per fare prima, quindi sì, seriamente. Lo scavare è molto lento in questo gioco. Comunque, bibliotecaria, sono qui. Ehi, tutto sulle maschere, era in prestito da un'eternità. Ehi, ehi, hai visto il sindaco? Vive in un mondo tutto suo, eh? Nel senso buono, ovviamente. E dimmi, hai avuto difficoltà a farti restituire il libro? Immagino, ma grazie a te, eccolo finalmente. E sono ovviamente rosso, verde, blu. Standard. Grazie a te, Link. Ora i libri ci sono tutti. Ora possiamo rimetterli al loro posto, nello scaffale al primo piano. Ubi Major, lo fai tu? Sì, arrivo, me ne incarico io.
Lo scaffale finalmente ha ripreso il suo aspetto originale. Ora è impeccabile. Tu guarda pure con calma. Beh, sì, ma anche no. Andremo qui per fare una cosa, ma poi interromperò subito l'episodio. Perché fare questo ci sbloccherà un altro oggetto che serve per andare nel prossimo tempio, nel prossimo dungeon, scusate, non tempio. Però sblocca anche un sacco di fusioni, quindi dovrò fare un altro episodio di fusioni. Già, mi spiace, ma sì. Comunque, qui possiamo salire sul libro blu, per poi salire sul libro rosso e sul libro verde, per poi scendere ancora sull'altro libro rosso, esatto, per andare in questo libro qui, che è la casa del decano. Cioè, immaginatevi prendere un libro e trovarvi dentro un gnomo. Pazienza. Allora, non voglio parlare con lui, ma questo è molto importante. Vuole fare una fusione con voi. Fatela subito. E quando dico subito intendo subito, ok? Questa fusione, Decano Melgardo, dopo un po' sparirà, ok? Dopo aver ottenuto, se non sbaglio, l'ultimo elemento, sparirà completamente dal gioco, perché non è possibile più andare nella biblioteca, in forma minish almeno. Quindi, occhio, mi raccomando, occhio. Abbiamo fatto la 46esima fusione, e adesso io vi saluto. Nella prossima parte di The Legend of Zelda The Minish Cap parleremo con il decano Melgardo, otterremo un nuovo oggetto e faremo anche altre cose extra, ovviamente. See you next time, baby! Ah sì, e prenderemo la ricompensa dei Goron nel prossimo episodio, ok? Ciao!